Salve a tutti, soprattutto per chi risiede a Roma e prende la metropolitana C. Avete mai visto quello che c'è tra il livello in cui si attraversano i tornelli e il livello in cui si prende il treno? C'è un piano intermedio in cui si prende la seconda delle rampe di scale mobili, ma c'è una sorta di museo gratuito. Quello che vedete in esposizione dietro questa vetrata è il sistema di distribuzione dell'acqua in tubi di terracotta e condutture in piombo di quello che era l'impero romano. Pensate che è tutto visibile gratuitamente. Allora, questo qui è il sistema di distribuzione dell'acqua e questo è il canale di tufo in uso dal secondo secolo avanti Cristo al primo secolo avanti Cristo. Tutto questo è possibile ammirarlo gratuitamente nella metropolitana C a San Giovanni. Passate i tornelli e potete vedere tutto questo in esposizione. Questi sono degli elementi in tufo che riguardano uno sbarramento idraulico dell'età augustea. Parliamo del primo secolo, tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Qui invece abbiamo delle anfore e poi questo era il sistema di drenaggio per la bonifica del terreno realizzato appunto con anfore intorno al IV secolo dopo Cristo. Fronte abbiamo delle sorte di nicchie con altri reperti. Questi sono bocchette, tappi delle anfore. Questo è un amo addirittura in bronzo della pesca. Strumenti qui realizzati in osso lavorato, e parliamo che contesto intorno al secondo secolo dopo Cristo. E tutto questo è un livello che non viene per nulla valorizzato, in pochi si soffermano a guardare che cosa c'è qui, un vero e proprio tesoro. Qua ad esempio abbiamo monete in bronzo e rame che risalgono al III secolo dopo Cristo. Lì c'è una gemma incisa con un'iscrizione che risale tra il II e il III secolo dopo Cristo. Questo è il frammento di una statua di marmo. Qua degli oggetti metallici che sono stati ritrovati, che sono orientativi al primo, terzo secolo dopo Cristo. Quindi parliamo di 2000 anni fa. Tutto questo è un museo cui chi prende la metropolitana non dà per nulla importanza.
si arriva qui a San Giovanni, a livello dei tornelli, si passano i tornelli e poi questo livello viene proprio sfiorato dai passeggeri che non lo prendono per nulla in considerazione perché prendono, girano e prendono il secondo, le seconde scale mobili per continuare a scendere giù. Qui c'è un'altra teca dove ci sono dei reperti organici provenienti da contesti della prima e media età imperiale, semi, noccioli di pesca, pinoli, pigne, gusci di molluschi. Questo addirittura è un resto di un cesto del primo secolo a.C. Porto qua a vedere questi vasi da giardinaggio che riguardano un periodo intorno al primo secolo d.C. Questo è un forcone in ferro del primo secolo d.C. Questo davanti a passeggeri che non danno valorizzazione.